Nella sua carriera da attore è stato candidato per due volte ai premi Oscar come miglior attore non protagonista, nel 2009 per Revolutionary Road e nel 2017 per Animali Notturni. Nato nel Kentucky, dopo il divorzio dei genitori cresce a Chicago, nell'Illinois, dove il padre, Donald S. Shannon, insegnava alla DePaul University. Suo nonno era l'entomologo Raymond Corbett Shannon. Verso la metà degli anni 90 inizia a lavorare per il teatro, debuttando nella pièce Winterset, portata in scena all'Illinois Theater Center. Successivamente lavora per la Steppenwolf Theater Company. Per qualche anno si trasferisce a Londra, dove sui palcoscenici del West End lavora in varie rappresentazioni off-Broadway, come Killer Joe e Bug. Il suo debutto al cinema avviene nel 1993 nel film Ricomincio da capo, tre anni più tardi appare in Reazione a catena. Nel corso degli anni recita in film come A morte Hollywood, Tigerland, Pearl Harbor, Vanilla Sky e 8 Mile, costruendosi una solida carriera da attore caratterista, dove ha spesso ricoperto ruoli tormentati e da disturbato. Dopo essere apparso in film Bad Boys II e The Wolfsman, Il Segreto, William Friedkin gli affida la parte principale in Bug, La paranoia è contagiosa, tratto dall'omonima pièce che aveva già rappresentato a teatro, storia della follia e dell'autodistruzione di un ex marino ossessionato dagli insetti. Nel 2006 lavora per Oliver Stone in World Trade Center, mentre Curtis Hanson e Sidney Lumet gli affidano una parte rispettivamente in Le regole del gioco e Onora il padre e la madre. Nel 2008 interpreta nuovamente un ruolo da disturbato in Revolutionary Road di Sam Mendes, ottenendo la sua prima candidatura all'Oscar, come miglior attore non protagonista. Nel 2010 prende parte alla serie televisiva della HBO Boardwalk Empire, L'impero del crimine, dove interpreta il ruolo dell'agente Nelson Van Holden. Nel 2013 recita nel reboot del franchise di Superman, intitolato L'uomo d'acciaio, dove interpreta il ruolo del villain generale Zod. Nel 2015 è nel cast di Friel, Amore, Giustizia, Uguaglianza e di 99 Homes. Quest'ultimo ruolo viene molto acclamato dalla critica e viene anche candidato ai Golden Globe come miglior attore non protagonista e dai Screen Actors Guild Award ancora come miglior attore non protagonista. L'anno dopo recita nel thriller psicologico Animali Notturni, diretto da Tom Ford, accanto a Jake Gyllenhaal e Aaron Taylor-Johnson, per cui viene nominato nuovamente per un premio Oscar nella categoria miglior attore non protagonista. Nel 2017 viene presentato alla 74esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia il film La forma dell'acqua, The Shape of Water, dove recita nei panni del colonnello Strickland, accanto a Sally Hawkins ed Octavia Spencer. Dal 2002 ha una relazione con l'attrice Kate Harington. La coppia ha due figlie, Sylvia e Marion. Nelle versioni in italiano dei suoi film, Michael Shannon è stato doppiato da Grazie per l'attenzione. Iscriviti al canale.